Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi altro video dedicato alla paura. Sapete ormai se mi seguite che è il tema che ho scelto quest'anno per i video di Halloween. E oggi in particolare andiamo a vedere quali sono state le paure dei grandi personaggi storici. Quindi vedremo grandi condottieri, invincibili, persone che comunque si sono assolutamente gettate in ogni sorta di battaglia, che si sono presi enormi responsabilità, ma che in realtà, come tutti gli esseri umani, avevano anche loro delle paure. In particolare, la paura dei gatti accomunava molti personaggi storici, perché ne avevano paura Alessandro Magno, Giulio Cesare, Napoleone Bonaparte e il presidente degli Stati Uniti Eisenhower. Sono tutti personaggi che sicuramente non si sono risparmiati, alcuni di loro hanno combattuto, sono andati in battaglia, hanno rischiato di morire, il presidente degli Stati Uniti si sarà preso enormi responsabilità, ma pensate che alla sola idea di trovarsi davanti un gatto cominciavano a tremare e a sudare freddo. Il grande imperatore Ottaviano Augusto invece aveva paura del buio e sembra che ogni notte chiedesse ad un suo servitore di restare all'interno della stanza con lui e di tenersi pronto ad accendere la luce qualora lui si fosse svegliato. Invece Alessandro Manzoni soffriva di agorafobia e di attacchi di panico. Ci sono tantissime persone purtroppo che ne soffrono e sembra che anche Alessandro Manzoni ne soffrisse. L'episodio più eclatante è stato a Parigi, durante una passeggiata per le strade di Parigi è stato colto da un improvviso attacco di panico ed era terrorizzato all'idea di perdere la moglie. Inoltre, sembra che Alessandro Manzoni soffrisse anche di ipocondria, quindi che avesse paura delle malattie e che avesse un terrore enorme di essere contagiato. Però questa paura, quella delle malattie e del contagio, in realtà era presente anche in altri personaggi storici. Addirittura Benito Mussolini si dice che abbia riportato in auge il saluto romano proprio per evitare la stretta di mano e quindi in questo modo il rischio di essere contagiato. Inoltre, Churchill sembra che soffrisse più che altro di un disturbo legato all'ossessione per la sporcizia e c'è chi racconta alcune testimonianze, comunque, che lui trascorresse tantissime ore all'interno della vasca da bagno. E c'è anche un altro personaggio storico famoso, soprattutto perché è il più recente, che soffriva di ipocondria, che è Saddam Hussein. Sembra che ci siano proprio delle registrazioni dei soldati americani che durante il periodo di prigionia appunto di Saddam Hussein hanno ripreso determinate scene in cui lui manifesta proprio un'ansia totale per la paura delle malattie e del contagio. E un altro personaggio storico molto famoso che è Adolf Hitler soffriva di claustrofobia, quindi aveva paura degli spazi chiusi. Lui aveva ricevuto in regalo uno chalet in cima ad un monte, quindi proprio sul picco di una montagna. Questo posto si chiamava il Nido dell'Aquila ed era raggiungibile soltanto con un ascensore, quindi gli ultimi 124 metri erano raggiungibili esclusivamente in quel modo. Lui ogni volta che doveva salire in ascensore aveva dei veri e propri attacchi di ansia, tremava, sudava freddo, aveva le palpitazioni e per ovviare un po' a questo problema, a questa sua fobia, aveva fatto installare all'interno dell'ascensore degli specchi in modo da avere l'illusione di essere dentro ad uno spazio più aperto. Quindi, come abbiamo visto, anche i grandi personaggi storici, quelli che quando noi li studiamo sui libri di storia sembra non abbiano paura di nulla, invece in realtà avevano anche loro paura, esattamente come tutti noi, di qualche cosa. Fatemi sapere nei commenti se sapevate di queste paure, di questi personaggi storici. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.